Che scena hai visto Bah, insomma, ieri? io non vorrei parafrasare il titolo del mio maestro di Feltri, ma insomma, ieri eravamo tutti predisposti per sentire il ruggito del leone, ma io ho sentito lo squittio del topo più che il ruggito del coniglio. Eh sì, perché alla fine i coniglio scappano, per cui Quello che Feltri apprezza molto, plastica, però. vabbè, qualcosa ho imparato. Oppure la strategia dello struzzo, perché voi l'avete mostrato plasticamente. Sono andati a dormire dopo aver litigato sullo sblocca cantieri, stamattina dopo aver riposato ed essersi predisposti per una sana comunione governativa. Cosa dice Toninelli? Salvini la smetta di dire stupidaggini sullo sblocca cantieri. E cosa dice ancora Toninelli al suo vice premier, nonché azionista Ma dice oggi una cosa in di più, scusa maggioranza? Toninelli, dice Dice. lo fa apposta per far cascare il Ok, governo. su Venezia cosa dice a Salvini? Salvini la smetta di dire stupidaggini, sono stufo di ascoltare le sue stupidaggini. E allora, se un Presidente del Consiglio è sintesi di un'alleanza di governo, ieri non doveva andare a fare quella sceneggiata ridicola a Palazzo Chigi, doveva andare in Parlamento, si presentava prima dal Presidente della Repubblica e rassegnava per dignità politica, le dimissioni da un governo che non lo sostiene e, Ecco, mentre l'abbiamo lui scritto, tu. reclama. Ci voleva dignità, categoria smarrita nelle chiacchiere Esatto. dei Chi l'ha fanfaroni scritto? che Ah, io, popolano ecco, Palazzo appunto. Chigi. Dico, Lei, ti vedo molto critico. mi autocitava. Cioè, è così, perché poi alla fine, su tutti i temi, non appena Conte, che fa finta di essere terzo, ma in realtà è parte di questo disastro, prende il motore e si mette a terra. Appena mette il motore a terra, immediatamente ricominciano a fare le scazzottate. Su ogni singolo tema non ce n'è uno su cui si fonda la comunità, la solidarietà politica. Allora, se un governo non ha visione, io non voglio guardare a 3 anni, a 4 anni, ma se nell'immediato rinvia i provvedimenti, non li approva e su ogni singolo provvedimento litiga, ma perché stanno assieme? Ma per quale motivo Perché devi? piacciono ancora molto gli italiani, hai Ma visto non che è sono vero, addirittura non piacciono più. insomma, È il sono cresciuti ritratto di nei Dorian Gray, consensi. perché i 5 Stelle, a furia di specchiarsi nella loro finta onestà, spazzacorrotti, manette, hanno dimezzato i loro consensi. Quindi tanto piacere non deve essere, Allora. evidentemente, perché lo specchio si è rotto. Gli hanno chiesto, come Biancaneve, lì la mamma di Biancaneve, specchio, specchio delle mie brame, chi è il partito più bello del reame? Non sono i 5 Stelle che ti dicono, anzi, gli elettori ci avete rotto le scatole perché Allora, avete adesso voglio. bloccato il paese e questo governo con i 5 Stelle non lo vogliamo più. Conte, invece di fare la bella statuina, faccia, come dire, un sano bagno di realtà. Esca dal principio del piacere, delle pochette e delle cravattine e faccia principio di realtà, che gli impone l'unico atto di dignità politica. Si dimetta e porti il paese dove lo deve portare, cioè a scegliersi il governo. Allora.